per chi avesse problemi di iperpronazione, ossia la tendenza del nostro corpo di appoggiare il piede verso l'interno, è fondamentale scegliere un paio di scarpe che vi consentano di correre al meglio, evitando di fatto gli infortuni. Con il lancio delle Brooks Adrenaline GTS 22, tra l'altro scarpa prodotta in Vietnam, ma ancora, come si vede dalla linguetta, nell'agosto del 2021, direi che l'azienda americana di Seattle è riuscita a produrre sicuramente la soluzione per molti di noi, ma anche per podisti amatori neutri che amano utilizzare un paio di scarpe per correre a lungo. Ma per capirlo, come al solito, veniamo alle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa di 295 grammi di peso, drop 12, 36 mm nel tallone, 22 mm nell'avampiede, scarpa che si caratterizza per avere una foggia piuttosto classica, ha una tomaia in mesh ingegnerizzato con uno spazio abbastanza importante nell'avampiede. Ci avevano detto che era esattamente la stessa cosa rispetto alle Ghost 14, non perdetevi tra l'altro la recensione che confronta le due scarpe. In realtà questa scarpa ha, secondo noi, qualcosa di più, a partire ovviamente dal guide rail, che è il meccanismo che consente, tra virgolette, di tenere il nostro piede in asse, ma al tempo stesso, anche grazie al tallone che è particolarmente bloccato, alla parte smussata nel posteriore che vi consentirà, per chi dovesse correre di avampiede, di non avere problemi di appoggio, lo spazio in avampiede è decisamente buono per una scarpa tradizionale, la tomaia è abbastanza traspirante nonostante sia di colore nero e potrà essere utilizzata anche durante l'estate, la linguetta è abbastanza paffuta, tra l'altro è a soffietto, contrariamente invece a quello che è presente sulle Ghost 14, l'intersuola in DNA Loft, l'azienda americana parla di ammortizzazione molto morbida, in realtà è davvero molto stabile e al tempo stesso la scarpa vi consentirà di correre velocemente anche grazie al fatto che nella parte anteriore c'è uno spazio in avampiede abbastanza importante, una gomma piuttosto morbida tra virgolette, mentre nella parte posteriore la gomma è molto più dura, i lacci sono piatti e non si slacciano facilmente, questa è la mia impressione dopo 100 km, il bloccaggio del piede è garantito fondamentalmente da questo tallone particolarmente duro, al cui interno però notiamo una grande quantità di tessuto che consente al tallone stesso di stare ben solido al suo posto. A livello di comportamento nella corsa siamo rimasti davvero stupiti, nonostante questa scarpa inizialmente sia stata venduta tra virgolette come scarpa da lento, in realtà proprio per il fatto che l'intersuola in DNA Loft è davvero molto reattiva, riuscirete davvero a correre molto velocemente e la scarpa paradossalmente può essere utilizzata pure per i medi. La scelta però non è così facile perché nei prossimi mesi, forse nei prossimi giorni, usciranno le Glycerin 20 che hanno un'intersuola azotata e che probabilmente vi potranno far correre addirittura più velocemente. Nei miei test in Valle Olona sono riuscito a portarla a correre davvero velocemente anche nonostante l'abbia fatto il giorno successivo a un allenamento intenso. Una delle cose che ho amato di questa scarpa è la flessibilità e la stabilità della scarpa stessa. La scarpa, secondo me, dà il meglio di sé il giorno successivo ad un allenamento intenso. Lascio comunque la parola al mio amico e pro depodista che ci racconta pregi e difetti di questa scarpa. Voi nel frattempo stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Io, come al solito, vado a bermi un coffee. Ciao! Andrea, siamo finalmente giunti alla recensione completa delle Adrenaline GTS 22 di Brooks. Cosa ne pensi di questa scarpa? Intanto che fa freddissimo oggi, Max. Fa davvero freddissimo. Fa ventissimo, anzi. Guarda, ottima scarpa. L'avevo detto l'altra volta, mi è bellissima. Non si sente il supporto all'interno. Cioè, non si sente, non è che non c'è. È che non dà fastidio ed è una scarpa leggera, quindi c'è sempre il grosso problema di poter consigliare una scarpa per pronatori. Secondo me lei è top perché è morbida, non si sente il rinforzo, quindi super, forse una delle pochissime scarpe con queste qualità, diciamo. E quindi la consiglieresti anche a podisti amatori, leggermente pronatori che volessero correre lunghi? Ma perché no? La utilizzerei anch'io nelle che sono neutro, la utilizzerei nelle corse lente di recupero assolutamente, quando hai bisogno di un po' di più di protezione e sì, perché no, anche i leggeri pronatori, anzi assolutamente. Secondo te, Andrea, a chi sono adatte queste scarpe? Sai e l'hai visto
sui magazine che comunque la pubblicità di Brooks mostra dei podisti amatori che appoggiano di tallone. Mi hai fatto fatica a dire la frase perché te non vuoi dire tallonatori perché non è molto scientifico. L'ho sempre detto che è una scarpa non per avampiedisti, è una scarpa per chi tallona, tant'è che guarda qua quanta schiuma c'è nella zona posteriore della scarpa. Quindi fondamentalmente è una scarpa per amatori veri, è una scarpa da riposo, ma perché no, potrebbe essere anche una scarpa da gara per degli atleti più pesanti e un pochino più lenti. Per quali ritmi la utilizzeresti, la consiglieresti e soprattutto come l'hai vista con l'appoggio di tallone? Non voglio parlare di ritmi, magari ti deludo, ma ti dico che è una scarpa da utilizzare per fare le corse lente, quindi qualsiasi ritmo fai la utilizzerei per fare le corse lente e la utilizzerei, te l'ho detto, per delle gare, magari per la maratona sulle 4 ore, per dire, per degli atleti pesantini. L'appoggio di tallone è molto fluffy, molto morbido. Direi comoda, è una scarpa comoda e che ti fa riprendere da magari dalla giornata di ripetute del giorno prima. Invece a livello di tomaia che sensazione hai avuto e come l'hai vista? Tomaia classica, sicuramente più bella da vedere rispetto ad altri modelli, è elegante ma scarpa da corsa al tempo stesso. Anche se è nera comunque la utilizzerei anche io, mi piace. No, tomaia, ti ripeto, classica. Una cosa che farei un po' più di attenzione è questo tallone, questa conchiglia che è molto molto morbida e molto precisa. Nel primo video hai raccontato che comunque pensi che i lacci siano migliorabili, cosa ne pensi invece dopo averla utilizzata per diverse uscite? No, i lacci non si sono mai slacciati, quindi va benissimo. Sono dei lacci normalissimi, faccio fatica a trovare quelli buoni, faccio velocemente, cioè riesco molto più velocemente a trovare quelli che non sono buoni. Vedi, vabbè, adesso non si può parlare, ma Infinity sicuramente mi fanno arrabbiare, per non dire di peggio, e poche altre scarpe ho trovato con dei lacci che mi fanno arrabbiare molto. Quindi loro non danno problemi, normalissimi, diciamo, dai. Invece a livello di battistrada, come l'hai visto e soprattutto cosa ne pensi con i cambi di direzione? Cambi di direzione, conta che sono scarpe da letto, quindi non ti saprei dire tecnicamente se mi potevo ribaltare nelle curve strette. Battistrada è solito di Brooks, un po' sdrucciolevole quando piove sulle righe di mezza dria o sulle strisce pedonali, ma poi per il resto niente di che. Cioè niente di che, niente di male. Invece ci hai parlato velocemente dell'intersuola DNA Loft, come l'hai vista e cosa ne pensi? È una bella intersuola, un buona intersuola, bella, cioè, vabbè, belle o brutte non ci frega niente, è una buona intersuola, niente di trascendentale, un'intersuola che rende la scarpa, te la fa sentire più leggera al piede, ti fa correre protetto con una buona ammortizzazione. Non è velocissima, però ce ne frega ben poco su una scarpa da lento così protettiva. Invece secondo te qual è la durata di questa scarpa, pensando soprattutto che appunto è per chi appoggia di tallone? Ma no, il problema secondo me è più che una scarpa per pronatori. Le scarpe da pronazione secondo me durano poco, ma perché se sei un pronatore vero si va a perdere un pochino la protezione. Per il resto secondo me dura 800 km come tutte le altre scarpe. Se sono un pronatore severo o peso abbastanza, secondo me 600 km al massimo le devo cambiare. Ultima domanda, quali sono secondo te i pregi e i difetti di questa scarpa? Bah, te l'ho detto, il pregio secondo me è che è assolutamente non si sente, ma c'è l'inserto della pronazione, il guide rail, quindi ti aiuta a non pronare senza avere il fastidio solito del tallone che ti fa venire le vescichette. I difetti, cioè se proprio te ne devo trovare uno, che lo sai, ma vabbè, è più estetico che altro, mi piacciono le scarpe un pochino più ignoranti, invece Brooks rimane sul classico, ma ci può stare perché comunque come si dice, la platea di Brooks sono comunque degli atleti un po' su con l'età e che prediligono una scarpa un pochino più
più serioso, diciamo così. Va bene, grazie Andrea, nei prossimi giorni vorremmo fare ulteriori recensioni Brooks, il problema è che non sappiamo ancora quando usciranno le nuove scarpe, sappiamo che c'è stato il ritardo delle consegne di tutti i marchi, avevo fatto un video, uno short dedicato. Andrea, stay strong, keep running e ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima, vabbè aspettiamo, non abbiamo fretta, no? Dai, ciao!